Questo esercizio si chiama calcio d'asino. Così ci portiamo avanti, ok? Poggiti giù, fletti il piede a martello e cominci a calciare verso alto, ok? E spingi. Adesso devi concentrare sull'ultimo pezzo del movimento quando sei in estensione, così. Spingo su, schiaccio il gluteo, in alto, spingo, spingo, continui, 4, 3, 2, ancora 3, 8, spingi, 8, 7, continui, 6, 5, 4, 3, 2, ancora. Ricordati sempre che il tuo corpo è la macchina dell'anima, ok? E questi esercizi, più che non li disegno solo per farti essere, diciamo, più tonico, più belle, ma proprio vivere meglio. Continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Recuperi un attimo, perché il corpo è la macchina dell'anima. Allora, quando io alleno il corpo, è meno per essere più belli, è più per avere più energia, più controllo sul corpo, più scattante, correrai meglio, ballerai meglio, avrai, diciamo, il passo più leggero, così anche la giornata è meno faticosa. Insomma, questo è il mio intento, sono un'ambasciatrice del movimento e spero di aiutare tutto il mondo a muovere meglio. Continuiamo. Ok, altra gamba. Fletto il piede a martello, stendo in su, spingendo come se stessi provando a lasciare tua impronta proprio sul soffitto. Ancora, 4, 3, 2, ancora 3, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, sempre verso alto, concentri alto, verso alto, ancora, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Calci di asino, eccellente per i nostri glutei, per la nostra turbo gag. Vi aspetto al prossimo esercizio. Passate una giornata favolosa. Pronti per un altro esercizio per la nostra turbo gag? Facilissimo. Uno dei miei preferiti, poi tra l'altro, perché i glutei a un certo punto della vita cominciano a svuotarsi. E questi sono basici ma veramente efficaci, le cose quelle che devi ricordare e di farle tutti i giorni o almeno 3 volte alla settimana. Se vuoi veramente che il tuo gluteo non ti abbandona, la devi allenare, ok? Però ripeto, cioè, è più facile di quelle che pensi. 7 minuti, 10 minuti, basta, i giochi sono fatti. Poi il lavoro aerobico è un'altra cosa, saltare sul trampolino è un'altra cosa. Ma per tenerci i nostri glutei in forma, alziamo la gamba destra e incrociamo sopra l'altro ginocchio. Il piede è martello. Levo e torno giù. Dobbiamo fare 50 per lato, ok? E state provando di lasciare l'impronta del tuo piede a soffitto, ok? Incrocio e sollevo, ok? E vedi, già 10 sono andati, ok? 10, 9, lascia che le spalle rimangano belle morbidi, ok? Addominali belli tesi e non inarcare la schiena. 20, continui, ok? Perché stai provando di isolare il movimento sul gluteo. Incrocio, sollevo, incrocio, sollevo. Continui, ancora, 4, 3, 2, 30, continui, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ecco 40, ultimi 10 da questo lato, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, recupero un attimo. Ricorda che devi stringere i glutei, non lavorare di schiena, lavora soltanto che la gamba solleva e poi c'è una contrazione finale del gluteo. Appoggiamo, piede a martello 90 gradi, croce sull'altra gamba e in diagonale sollevo, ok? Sempre 50, movimento molto compatta, ok? Non devi fare movimenti strani con la schiena, con le braccia, ok? E 10, continuiamo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, addominali tesi, non inarcare quella schiena, controlla, guarda giù, controlla che se la forma è corretta, ok? Ancora, 10, 9, 8, in diagonale, non sali e scendi soltanto, ma stai in diagonale, tracciando un diagonale con la gamba, ancora, mancano 20, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, e gli ultimi 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e stop. Eccellente, un altro esercizio del nostro Turbo Gag, ti aspetto al prossimo esercizio insieme. Ragazzi, siamo tornati per la nostra Turbo Gag. Allora, un esercizio meraviglioso che non può mancare sono i ponti, ok? I ponti sono eccellenti per i glutei, i ponti sono eccellenti per dare più sostanza al gluteo, renderlo più tonico, renderlo più alto, renderlo più tondo, se vogliamo dire così. Allora, adesso alziamo la gamba, ok? E cominciate a spingere verso alto senza inarcare la schiena, ok? Non inarcate la schiena e concentrate proprio sul gluteo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, e vedi, io sto soltanto stringendo il gluteo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora continui. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui un altro. 8, 8, 7, 6, 5, spingi su, non esagerare con la schiena. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora uno per la bellezza. 7, 6, 5, 4, 3, ora cambio lato. Ok, sollevo, ok, mi raccomando, spingo verso basso, non inarco la schiena, sto spingendo veramente la pianta del piede verso basso, il tallone del piede verso basso, sto contraendo il gluteo. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui, 8, 7, 6, e spingi dal gluteo, tenta la schiena, ancora, e spingi il tallone verso basso, contrai il gluteo, 4, 3, 2, dammi un'altra, 2, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e ultimo, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Eccellente, questi sono uno di quegli esercizi, se vuoi proprio rimettere o play immediatamente, farlo anche 2-3 volte, darti tempo per l'acido lattico a ripristinarsi, e ci vediamo al prossimo esercizio insieme con Turbo Gag. Ora andiamo a fare uno degli esercizi che io lo trovo più eclatante per le nostre glutei. Ok, alzate i laterali. Allora, mettetevi in avanti, stendete la gamba destra, punto in basso, tallone verso alto, angolo retto, ok? Tieni proprio un angolo retto con le anca, non fai, diciamo, sparire dietro di te la gamba. Allora, su e giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piega le gambe portando avanti, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, circolo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cavatappi, su e giù, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ora passiamo dall'altra gamba, allungo la sinistra e andiamo su, 8, 7, 6, 5, 4, 3, piega il ginocchio, porto in avanti, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, circolo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cava tappi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e recupero, piccolo recupero. Batti i glutei se necessario per liberarti dall'acido lattico. Andiamo avanti e ricominciamo con la gamba destra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Piega le gambe in avanti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Circolo. 8,
7, 6, 5, 4, 3, cavatappi, cavatappi, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ci manca solo lato sinistro, poi abbiamo finito. Lunga le gambe, punta in giù, talone in su. 8, 7, 6, 5, 4, 3, piega le gambe, vieni avanti, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, circolo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cavatappi, ultime, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e relax. Batti i glutei, recupera e ti aspetto al prossimo esercizio insieme.